tell you. She said she leaving. She said why you always acting foolish. Playing all these games, you gonna lose it. If you switch it up, then come and find me. Come and find me. She said she leaving. Almost spent a million on a new whip. Anything you want, you know I'll do it. She said switch it up and come and find me. Come and find me, yeah. Don't you miss fell on your body? Sneaking off at every single party. Taking trips to Abu Dhabi. Baby, are you leaving when you love me? Yeah. Hope you change your mind. Need you by my side. You're my ride or die. Try to hit your line, but I got to climb. Girl, you know I'm sorry. I never meant to hurt you. Swear you are my only. I never got to tell you. Pubblico delle grandi occasioni per questo match del Tottenham Hotspur Stadium, splendido il colpo d'occhio sulle tribune. Un saluto da Piero Gibardo e Stefano Nava in cabina di commento per raccontarvi le emozioni di questo match. Di fronte ci sono Tottenham e Crystal Palace. Vengono da un successo schiacciante nell'ultima sfida, abbiamo letteralmente presi a pallonate. I tifosi sperano ovviamente che possano offrire un'altra prestazione come quella, anche se ho come l'impressione che nel frattempo il gap si sia ridotto. Non credo ci sia tutto quel divario tra le due squadre, oggi ne sapremo di più. Comunque la mette in mezzo, difesa molto attenta, Marquinhos, il tocco per Marquinhos. Rashford, occhio alle sovrapposizioni, pallone invitante, la controlla Marquinhos, può ricevere una posizione interessante, si affida al tiki-taka per far uscire gli avversari. Havertz, occhio al pallone per il possibile vantaggio. Coutinho, Felipe Anderson, Renato Sanchez, il tocco per Varane,
Attacca il Tottenham in zona interessante. Niente da fare, gran recupero difensivo. Havertz. Aubameyang. Karim Benzema. En-Nesyri. Coutinho. La conclusione al volo e il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. Hanno pareggiato dunque 1-1. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. L'arbitro assegna il fallo laterale. Havertz. Regalano palla agli avversari. Felipe Anderson. En-Nesyri. Hanno trovato il gol. Vantaggio che non dà la sicurezza della vittoria, ma è davvero un grande vantaggio tattico e psicologico. Devono mantenere alta la concentrazione, è l'unico modo che hanno, secondo me, per portare fino in fondo questo risultato. Ha perso il pallone. Buona l'idea di Benzema. Courtois spinge, ma non è finita. E la messa. Gesto tecnico spettacolare, conclusione al volo perfetta per tecnica e coordinazione. Havertz. Il Tottenham anche quest'anno parte con ambizioni Champions, forse manca ancora qualcosa per il titolo. Tu che dici, Stefano? Stefano. La dirigenza non è rimasta a guardare, si è mossa per rafforzare la rosa in vista dei numerosi impegni. Solo il campo ci dirà se hanno operato bene sul mercato. Guarda il movimento in area. Marquinhos. Calibrato male qui il lancio, senza problemi in portiere. Percentuali di possesso palla inferiori a quelle degli avversari per il Tottenham, così almeno dice la grafica. Possesso palla che è sicuramente un aspetto importante del calcio, poi però bisogna anche sapere cosa farsene della palla, come gestirla. Un possesso sterile non serve a... Occhio ad Havertz qui,
e c'è la rete. Un gol che li ripaga dei loro sforzi per recuperare la palla. Bravi. 3-2, partita molto spettacolare. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Aubameyang. Occhio Aubameyang. Rashford. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Bravo il difensore che ferma tutto. Rashford. Havertz. Aubameyang. Provvidenziale. Qui il portiere che salva la sua porta. Che parata ha fatto Pier, pazzesco. Incredibile, io l'avevo già vista dentro. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Pallone che ha superato la linea laterale. Da lì può andare col cross. Palla allontanata dalla difesa. E con questa rete si riportano in parità. Partita che torna in equilibrio, dunque stiamo assistendo a un match fantastico. Palla che esce, sarà faro laterale. Aubameyang. Guadagna metri. Buono il possesso palla del Crystal Palace. Havertz. Giro palla prolungato per aprire gli spazi. Posizione ideale. La controlla Marquinhos. Sicuro intervento del portiere che va in presa. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 3-3, un primo tempo assolutamente spettacolare. Ha disputato una prima frazione davvero molto positiva da incorniciare fino a questo momento. Ha già messo a segno una doppietta e vorrà migliorare il suo score personale nella ripresa, magari per dare la vittoria alla sua squadra, fin qui bloccata sul pari.
Comincia ora il secondo tempo. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Stanno sbagliando poco nel possesso palla. Azione che sfuma con il pallone che termina sul fondo, sarà rimessa per il portiere. Ottimo il recupero sul tocco di Coutinho. Karim Benzema. Si è smarcato con gran classe qui. E qualità. Risultato di parità, si affidano al giro palla per superare la difesa avversaria. Si libera dalla marcatura con una bella giocata. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Respinge il primo tiro. Intervento efficace. Karim Benzema. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Aubameyang. Da lì può crossare. È in buona posizione. Havertz. Eccolo il gol del vantaggio, ma che rimonta! Si ricomincia col Tottenham che adesso è costretto a inseguire. Palla girata sulla fascia. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Renato Sanchez. En-Nesyri. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Non sono andati troppo lontano qui dal gol del pari. No, assolutamente. La palla è uscita di pochissimo. Sembrava già dentro da qui. Prova a metterla sulla corsa del compagno. Può andare sulla fascia. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Coutinho. Karim Benzema. Felipe Anderson. Benzema. Prova Benzema. Portiere che sventa la conclusione senza problemi. Bravo, attento. Si è lasciato sorprendere. E i tifosi si fanno sentire, dai, hanno la chance per pareggiarla. Può colpire da lì. Hanno riaperto la partita col gol del pareggio. Un gol importantissimo che concede una nuova parità. È davvero una partita incredibile. Karim Benzema. Felipe Anderson. En-Nesyri. Felipe Anderson. Marquinhos. Tentativo di chiusura. Pallone perso. Karim Benzema. Ancora Benzema. Muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Nessun dubbio, sarà punizione per gli Spurs. L'arbitro lo richiama, ma solo verbalmente. Sì, adesso dovrà stare molto attento. Hakimi. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Felipe Anderson. Renato Sanchez. En-Nesyri. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio.
Risultato che si sblocca quando sembrava ormai sulla parità. Hanno provato a vincerla fino all'ultimo e questo gol premia i loro sforzi. Havertz. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Palla per Havertz. La controlla Rashford. Arbitro che ferma il gioco e dunque si riprenderà con un calcio di punizione. E c'è un altro pallone. Provano a giocare. Occhio al tiro. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Grande tempismo in questo anticipo. Non molla la formazione di casa sulla spinta del pubblico del Tottenham Hotspur Stadium. Provano a blindare la vittoria. Intercetta il pallone con un intervento provvidenziale. La perde Coutinho. Ancora 2 minuti da giocare. Siamo nei minuti finali, partita ancora aperta, ogni errore può essere decisivo. Rashford intercetta una palla davvero molto pericolosa. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Karim Benzema. Fischia 3 volte il direttore di gara, finisce qui il match. Cercavano l'allungo in classifica.